Io vedo che vediamo. No, l'esercizio provvisorio, io ho fatto già, ho lanciato già un appello. E l'esercizio provvisorio va evitato, e qui mi rivolgo ancora una volta a voi perché questo aspetto venga sottolineato ove lo riteniate, non è un esercizio provvisorio che dovesse arrivare qualcosa che danneggia il governo o una parte politica. Sarebbe un danno, ed è per questo che io spero non avvenga, e penso non avverrà, sarebbe un danno per l'immagine dell'Italia. Ci sono dei momenti in cui maggioranza e opposizione, fermi nelle loro idee, per carità, debbano però avere come stella cometa l'interesse nazionale, il bene dell'Italia, e quello per esempio del non arrivare all'esercizio provvisorio fa parte di quello che io ritengo un dovere per tutti i parlamentari. In questo senso mi sono già permesso nei giorni scorsi di lanciare un appello perché non si arrivi. Io ho un ottimo suggeritore, tu dimmi man mano gli argomenti che io sei qui per quello.